Ciao a tutti, io sono Luca, per gli amici il Somalo. Io sono Daniele. E noi siamo gli ideatori del progetto Word and Sail. Qualcuno di voi già, ormai siamo quasi 1000, ci segue sia su Facebook che su Instagram. E noi siamo, ci vantiamo di essere la prima vacanza che ha unito la barca a vela con il CrossFit. Si tratta di turismo esperienziale, ci ha detto una ragazza che sta studiando. Sembra una parola difficile, ma adesso ve la spieghiamo. Quindi. No, è una parola difficile, però fondamentalmente è come se noi fossimo uno smart box. Quindi voi venite da noi, facciamo questa vacanza insieme e vivete emozioni e allenamenti. Come è fatta la vacanza, diciamo così? La vacanza è un itinerario in barca a vela, con partenza dalla Toscana, passaggio dall'isola d'Elba e arrivo fino in Corsica, a Bastia per la precisione, e ritorno. In questa settimana noi faremo quello che ci piace fare durante l'anno e per il quale abbiamo scelto di fare questa vacanza, quindi faremo CrossFit fondamentalmente. E non solo, adesso vi spieghiamo anche tutto il resto. Esatto, diciamo che la vacanza è CrossFit e barca a vela, da qui il nome Word and Sail. Però grazie allo skipper che ha delle abilità e a quello che ci offre la nostra nazione, faremo anche altre cose. Il tutto parte da un box stupendo, ci alleniamo lì la domenica, diciamo mattina, poi si pranza insieme, si va al marina di Scarlino dove c'è la barca vela, esatto, dove ci aspetta la barca, ci sistemiamo in una delle quattro fantastiche cabine doppie, molto più spaziose di quelle che potete pensare, si cena lì a Scarlino, poi esatto. Sì, andare al ristorante piuttosto che cenare insieme, esatto. In barca, quello lo si decide. E poi si parte per l'isola d'Elba. Tour all'isola d'Elba, quindi spiaggia, mare, navigazione, imparerete a portare una barca a vela e poi il giorno dopo, verso il martedì, ce ne andiamo verso Bastia. Arriviamo a Bastia, il box è molto diverso da quello di Viareggio, però io credo che per chi ama fare CrossFit vedere anche realtà diverse sia veramente importante. Serata a Bastia, quindi un po' di territorio francese, ritorno in navigazione verso l'isola d'Elba, il sud dell'isola d'Elba, perché poi faremo la parte diciamo un pochettino più selvaggia. Esatto, perché esatto. Solitamente l'ultima volta abbiamo prenotato i delfini. Non sono arrivati però, però ci hanno fatto una sorpresa esatto. Poi. Avevamo prenotato i delfini, si sono fatti un attimo vedere, speriamo che nella prossima mantengano le promesse perché li abbiamo pagati, ragazzi cari, e i delfini si fanno pagare. Esatto, ma non po' e non poco. Quando torniamo ci fermiamo a un relitto abbandonato degli anni 20 all'isola d'Elba. Fantastico, veramente bello, è una bellissima esperienza. Sulla nostra pagina trovate sia le foto che i video dell'immersione. Si può scendere in apnea perché tanto sono circa una decina di metri. No, anche meno. Allora, forse il cammino è circa 3. Sì, il cammino, sì, esatto. Poi c'è la parte diciamo più profonda che sì, è più o meno una decina di metri. Esatto. Quindi, e immersione lì. Poi ci spostiamo in barca a vela, ancora ovviamente, e andiamo a visitare la grotta all'isola d'Elba. È una piccola grotta dove grotta si può entrare. Azzurra, grotta, sì. Molto bella. Azzurra. Diciamo, azzurra perché il mare è azzurro poi. Vabbè, grotta dove comunque è molto carino, si può entrare col tender, quindi è molto molto carino, e poi si fanno gli ultimi due giorni di navigazione in mare e spiaggia. Ti sei dimenticato di dire che faremo l'arrampicata sulla falesia Picco sul Mare, che è una bellissima esperienza grazie al nostro skipper, esatto, che fa anche alpinismo, quindi vi spiegherà e vi insegnerà come scalare appunto una parete, quindi sì, soprattutto come scendere una eccezionale discesa in corda doppia che a breve non ho ancora postato, ma vi faccio vedere la mia perché quando sei capace, secondo me, è giusto che vediate tutti assolutamente la prestazione. Ovviamente lo snorkeling e la discesa in corda doppia, se qualcuno non se la sente, ah, certo, ognuno poi è libero di fare quello, ecco, che vuole insomma. Veniamo alla cosa che più ci interessa, quanto costa e cosa vediamo per questi soldi. Esatto. Allora, è il primo anno ragazzi, noi ci stiamo investendo un sacco di risorse, o meglio, tutte le risorse che potevamo. Stiamo facendo una cosa per far sì che questa prenda piede. Assolutamente, diciamo ci crediamo e quindi esatto, ci crediamo e vediamo che, tra l'altro, breve citazione, abbiamo tre sponsor che dovevo ringraziare. Giustissimo, bravo. Never No Wrap che ci fa tutte le magliette, quindi chi partecipa avrà anche la molto maglietta belle, con il logo nostro e con il loro.
Atlex e Named per quel che riguarda gli integratori. Esatto. Quindi vi daremo anche un piccolo kit di, diciamo, benvenuto. Tornando a noi, quanto costa? Diciamo che costa un migliaio di euro. Sì. Centinaia di euro più, centinaia di euro meno, sicuramente trattabilissimi. Siamo meno brianzoli di quello che potremmo sembrare. Esatto. Quindi, in diciamo, questo caso sì. E quindi diciamo che è abbastanza negoziabile. Cosa vi diamo? Vi diamo tutto quello che serve per la barca a vela. Quindi la barca a vela, lo skipper, il tender col motore, esatto, tre allenamenti nei box, i trasferimenti per arrivare al box, che sia un pulmino o che sia un taxi. E dato che siamo persone veramente generose, vi facciamo anche un pieno di cambusa per un totale di 200 euro. Quindi, naturalmente carburante, porti. Ah, certo, carburante, questo. Porti, insomma, noi lo diamo per scontato anche, che, anche se chi di voi ha fatto una vacanza in barca a vela sa che queste cose non sono per niente scontate. No, assolutamente, anche perché poi dipende dal vento, dal mare, esatto. Quindi... Esatto, i consumi sono... Consumi. Però noi ve li abbiamo, esatto, già compresi. Esatto. Fatevi i vostri conti, se volete chiedete anche a chi può noleggiare una barca e vi rendete conto che insomma per un migliaio di euro credo che sia un'offerta abbastanza interessante. La barca, abbiamo detto, ha quattro cabine doppie, sì, due bagni, quindi comunque è una barca con tutti gli optional, la cucina a bordo e basta. E guardate i video, ragazzi, perché più delle nostre parole, secondo foto, me... Foto, video, seguite la nostra pagina Facebook, esatto, la pagina Instagram, vi renderete conto davvero di cosa vi stiamo offrendo e della vacanza che vi stiamo proponendo, che è veramente una vacanza entusiasmante, bella, divertente e un'esperienza sicuramente unica, proprio perché al CrossFit abbiniamo un'esperienza in barca a vela che, tra l'altro, per chi è interessato, è come fare un corso di vela, esatto, di una settimana, che bene o male come costo siamo attorno ai 600-700, esatto, euro solo di corso, quindi figuratevi. Ecco, ultime due cose e poi chiudiamo. Quest'anno va così, quindi quest'anno, ragazzi, ignoranza in abbondanza, come diciamo noi. Certo, quindi... assolutamente. Per l'anno prossimo una cosa che ci piacerebbe e che cercheremo di sponsorizzare è quella di far partire le barche a vela per box, quindi se avete un box e volete organizzare una vacanza, io penso che un box mediamente abbia almeno un 100-150 iscritti. In barca a vela si va in 8, ragazzi, quindi se avete un box e volete... È un attimo fare una, esatto, barca a box, sarebbe molto molto bello. Tra l'altro, sì, poi andiamo proprio in grande a parlare di sogni, noi vorremmo fare una flottiglia, quindi partire 4-5 barca a vela di 5 box diversi. Magari ci buttiamo dentro anche una garettina. Esatto, e lì, ragazzi, viene fuori l'ignoranza che voi non avete una cosa prima di, sì, chiudere, che quest'anno l'itinerario è quello, esatto, che vi abbiamo detto. Naturalmente, esatto, noi abbiamo già in programma e abbiamo già studiato altri itinerari, esatto, per, esatto, la prossima estate. Quindi anche in questo caso, se avete un box non troppo lontano dal mare e volete che passiamo in un prossimo itinerario, noi siamo aperti a qualsiasi forma di collaborazione. Assolutamente. Speriamo di non avervi annoiato troppo. Vi salutiamo e vi aspettiamo. Guardate i video e sempre viva Flamingo, ragazzi. Assolutamente. Ciao. Ciao. Ragazzi. Ciao.